Un saluto a tutti amici del web, io sono Dado Bax, bentornati sul mio canale e benvenuti in questa nuova puntata di New Game Plus, la rubrica di approfondimento sul mondo dei videogiochi che va in onda ogni domenica, qui sul mio canale YouTube. La domanda alla quale voglio provare a rispondere in questo video è la seguente. I videogiochi, ma nel caso specifico i videogiochi che presentano l'acquisto delle loot box, possono essere considerati come gioco d'azzardo? È una domanda che per una persona che magari non ha seguito lo svolgersi della vicenda nelle ultime settimane potrebbe sembrare una domanda campata in aria. Ciò nonostante se ne è molto discusso nelle scorse settimane, vi lascio il link sia nelle schede sia in descrizione delle news della scorsa settimana dei Player Inside che hanno discusso per bene tutto l'argomento, dedicano una grossa fetta delle news a questo argomento appunto, quindi vi lascio il link al loro video se siete interessati ad approfondire da un punto di vista appunto di informazione. Di che cosa sta succedendo nel mondo dei videogiochi da un punto di vista proprio prettamente legale. Qui di seguito più che altro ci tenevo a dirvi un po' le mie impressioni, insomma darò un attimo per scontato insomma che sappiate la vicenda, ma anche se non la sapete fondamentalmente vi riassumerò di qui a breve i punti salienti, che sono: punto numero uno, cercare di capire innanzitutto che cos'è una loot box. Allora, con ogni probabilità li avrete incontrati, però supponiamo che non avete mai incontrato una loot box. Spiegate in poche parole, una loot box è una cassa virtuale che contiene dei premi per voi che è acquistabile con i vostri soldi reali. Facciamo l'esempio di un gioco di ruolo in cui voi comprate con 2 euro una cassa che contiene 4 oggetti. Va bene? Quindi, da un certo punto di vista potrebbe essere vista come, non so se avete mai giocato a Magic o a Yu-Gi-Oh, insomma alle carte collezionabili, da un certo punto di vista potrebbe essere visto paragonabile a questa tipologia di acquisto, cioè che tu compri una bustina che ha al suo interno delle carte che ti servono per giocare, però tu non sai quali carte acquisti. Fondamentalmente la difesa che si fa da un punto di vista legale rispetto a queste loot box è proprio questa, cioè dire: ecco, le nostre loot box sono più simili a questa tipologia di acquisti rispetto al gioco d'azzardo, perché il gioco d'azzardo tu vai a pagare dei soldi reali, ma poi alla fine tu quei soldi o li perdi oppure guadagni altri soldi veri che puoi spendere nella vita reale. Quindi questo è il gioco d'azzardo, dice la difesa. E da questo punto di vista ha ragione. Nelle loot box tu alla fine vinci sempre. Quindi, e soprattutto, non vinci dei soldi da spendere nella vita reale, ma vinci degli oggetti da utilizzare in game. Detto questo, quindi spiegato un attimo perché da un punto di vista legale magari potrebbero anche, tra virgolette, farla franca, devo dire che io, da videogiocatore, il sistema delle loot box l'ho sempre trovato come un meccanismo, come fare a farvi capire come la vedo. Avete presente nelle fiere di paese, quando ci sono i mercatini e c'è quella bancarella, pesca fortunata, si vince sempre. Che ne so, tu paghi 5 euro, peschi, quello che peschi è il tuo premio, quindi vinci sempre. Ecco, a queste pesche alla fine vinci sempre, ma vinci sempre il cavolo, nel senso tu vinci sempre, ma in realtà se tu paghi 5 euro parecchi premi che ci sono lì dentro magari valgono 50 centesimi, 1 euro, che ne so, tu paghi 5 euro e c'è l'orsacchiotto, ma magari preschi il bussolotto, apri e c'è scritto hai vinto un portachiave, poi un portachiave bruttissimo magari che non compreresti neanche ad 1 euro. Dove voglio arrivare? Le loot box alla fine in realtà ricordano più questa tipologia che non le bustine con le carte collezionabili, perché nel caso delle carte collezionabili qualunque carta tu trovi nella bustina può essere utile per fare magari un altro mazzo, magari il tuo mazzo che stai utilizzando usa solamente carte rosse, nella bustina trovi delle carte blu, magari in quel mazzo che tu utilizzi non ti servono ma ti potrebbero servire per fare magari degli scambi, per magari formare un altro mazzo blu e così via, o magari, che ne so, se trovi molte carte blu puoi fare un mazzo rosso e blu, per esempio. Nel caso del videogioco invece il problema dove sta? Che se in un gioco di ruolo tu sei un guerriero, quindi tu hai quel personaggio fondamentalmente, e tu nella loot box trovi una bacchetta magica, quella bacchetta magica non ti servirà mai, né la potrai scambiare con qualcun altro, né la potrai vendere a qualcun altro, quindi fondamentalmente, effettivamente, in queste loot box
Sebbene si dia l'impressione che si vinca sempre, ma in effetti c'è la possibilità che il videogiocatore, tra virgolette, perda. Dal mio punto di vista, affinché le loot box tolgano completamente la sensazione di gioco d'azzardo, che effettivamente a me danno la sensazione di gioco d'azzardo, e io non comprerei mai per una loot box, proprio per questo fatto, proprio perché io non so cosa sto comprando, mentre invece mi è capitato più volte di comprare appunto le carte collezionabili, ma è per il discorso che dicevo, le carte collezionabili tu le collezioni, invece nelle loot box l'80% delle cose che trovi vanno buttate. Ci siamo dove voglio arrivare. Quindi, volendo stringere insomma il discorso, secondo me sì, nella maggior parte dei casi, in tanti tanti casi, i videogiochi che puntano su queste loot box, su questo sistema insomma casuale, di premi casuale, potrebbe essere sì, secondo me avvicinabile effettivamente al gioco d'azzardo, in quanto effettivamente il giocatore in tanti casi effettivamente perde la cifra che ha puntato. La perde, pensateci, nel momento in cui io pago e ho qualcosa in cambio, non è gioco d'azzardo, ma nel momento in cui io punto una giocata e c'è la possibilità che questa giocata la perda, perché mi viene dato in cambio qualcosa che io di fatto non posso utilizzare, secondo me sì, in quel caso è gioco d'azzardo. E questo, signori, è tutto. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi invito caldamente a farmi sapere in un commento qua sotto che cosa ne pensate dell'argomento di oggi. E detto questo, io, ripeto, vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima! Facciamo finta che io sono un guerriero e voglio comprare quella super spada...